Ben ritornati qui ad EICMA, ci troviamo come potete vedere all'interno dello stand Aprilia, che è il marchio, come sappiamo, del gruppo Piaggio più sportivo, dove l'anima proprio più sportiva può trovare espressione. Non a caso vediamo là dietro le Aprilia impegnate in MotoGP. Aprilia che ha lanciato, come sappiamo, l'RS660, che è diventata molto rapidamente la sportiva più venduta d'Europa. Aprilia che quest'anno rincara la dose con la RS457, un progetto inedito, una cilindrata anche forse un po' inusuale per i nostri standard, una cilindrata media che è invece molto molto interessante, anche perché questa moto vanta un rapporto peso potenza decisamente da record. Allora, RS457 è una moto che guarda al futuro, il futuro fatto sicuramente dai rider più giovani, che con questa moto possono avvicinarsi al mondo delle sportive vere, sportive puro sangue, ma che guarda anche ad altri mercati, mercato globale, dove una cilindrata di questo tipo può essere sicuramente appetibile, ma lo sarà sicuramente anche qui da noi, perché, come dicevo, la RS457 vanta un rapporto peso potenza davvero notevole. È infatti una moto da 35 kW, ovvero il massimo consentito dalla legge per la patente A2, motore bicilindrico fronte marcia con distribuzione a doppio albero a camme e 4 valvole per cilindro, un motore altamente performante in una ciclistica che, insomma, non ha bisogno di spiegazioni, è una ciclistica Aprilia, quindi da sportiva vera. Il peso, poi, dicevo appunto del rapporto peso potenza, 35 kW, ma su un peso di 175 kg con il pieno in ordine di marcia, e quindi un rapporto peso potenza decisamente interessante. Forcella a steli rovesciati da 41 mm, 120 mm di escursione, coppia di ruote ovviamente 17 con 110-70 davanti e 150-60 al posteriore, fari a LED, TFT da 5 pollici, particolarmente completo, ricco di informazioni, e sul quale possiamo anche andare a scegliere i 3 riding mode. Visto che siamo qua su, vediamo anche i bei semimanubri, da vera sportiva, ma non troppo bassi, quindi è una sportiva che si può usare con piacere anche su strada. L'RS457, mostrata qui ad EICMA, arriverà sulle nostre strade a inizio anno e il prezzo dovrebbe essere all'incirca pochino al di sotto dei 7.000 euro.